Mi è voluto mettere in difficoltà subito, No, grazie. no, no, tranquillo. Non lo so perché schiacciavo, non andava. Ciao, come stai? Tutto bene, tu Mario? A parte la barba lunga, vedi che non possiamo uscire di casa. Sembriamo Anche il due. capello ormai è un Sì, po' ormai così. bianco, lungo, vedi? Vuol dire che siamo stati bravi, siamo stati in casa. Vedi, questo è l'importante. Allora, come ho detto, questo è un nuovo format, quindi una specie di intervista che io faccio a te. Quindi, per prima cosa, la prima domanda che mi viene da farti è: come ti trovi? Come ti trovi in queste vesti nuove? Come ti trovi a non essere più un giocatore, a non essere in campo come giocatore il sabato? Come ci si trova? Come ti stai trovando tu? Allora, mi trovo molto bene, nel senso che è un'avventura nuova, lo sai, no? Come giocatore, come uomini, si ha bisogno di sempre di stimoli nuovi per andare avanti, no? Perché anche in questi giorni che siamo a casa stiamo capendo quanto è importante avere nuove sfide e cose da fare tutti i giorni. Io obiettivamente ero stanco anche quando mi stavo con voi le ultime volte nel gruppo, mi rendevo conto che c'era qualcosa che non andava più come prima, no? Normale, l'età passa per tutti. Esatto, e quindi niente, mi sono reso conto che era una cosa da fare, anche perché, come ho detto in altre interviste, qualcun altro che mi ha fatto queste domande, senza palamano io non so stare. E quindi le cose erano due: o diventavo un dirigente, davo una mano in qualche modo a qualcuno, oppure provavo a fare allenatore. La passione c'è sempre stata perché io ho sempre allenato squadre di ragazzini anche mentre giocavo, e quindi ci ho provato. Poi sono stato fortunato perché ho avuto subito un'offerta e ho accettato al volo. E devo dire che è andato anche abbastanza bene perché finché il coronavirus non ci ha interrotto, purtroppo. Mi stavo trovando bene, ci stavamo divertendo, avevo un bel gruppo di ragazzi fantastici, facevamo belle cose, allenamento, non mi mancava, non riuscivo a sentire la mancanza da quello che facevo prima, no? Perché riuscivo a sfamare la mia fama di pallamano stando un'ora e mezza a allenare la squadra e poi stando tutti i giorni a casa a preparare gli allenamenti. Quindi alla fin fine comunque dal terreno non te ne sei mai andato veramente, anche No. perché comunque sia, è un po' diverso ovviamente, però respiri sempre pallamano. Sì, respiro sempre pallamano. La cosa che più mi manca di tutto, devo dire la verità, non è tanto lo scendere in campo e giocare, è proprio la vita di spogliatoio. Quello mi manca da morire, cioè mi manca proprio stare con voi, stare con i miei ex compagni di squadra, di tutte le squadre. Quando sai, quando si arriva nello spogliatoio, quando si sente l'odore di pece, quando si sente l'odore di sudato, che farà anche un po' schifo, ma è bellissimo. Quando si sta in pullman, quando si sta in aereo, quando di si dicono, scusate il termine, stronzate, da quando ci troviamo, quando andiamo via, quello mi manca tanto, no? Perché da allenatore non lo puoi fare, non puoi entrare nel gruppo, nello spogliatoio con tutti i ragazzi, devi lasciare liberi perché cambia un'altra figura, anche se io. Passi da essere seduto in fondo al pullman nei viaggi a Esatto, essere il seduto primo. all'inizio, quindi non è esatto. E stare attento anzi a cosa dicono quelli dietro, probabilmente. Sì, diciamo che io penso di essere abbastanza tranquillo, cioè nel senso i ragazzi vengono da me, ridono, scherzano come se fossi uno di loro, anzi sono uno di loro perché è passato veramente troppo poco tempo per essere un allenatore, cioè tutti mi considerano ancora forse un giocatore, non lo so come spiegare, è ancora fresca, fresca. Però sì, Sì. quella vita da spogliatoio manca tantissimo, mi manca ascoltare la musica di Bulza, mi manca ascoltare. Vedere ognuno le cose che faceva, capito? Perché poi con l'esperienza riesci anche a vedere uno giovane, soprattutto in nazionale, no? Uno giovane cosa fa, se mi ricordo tu la prima volta che venivi in nazionale, il famoso tè alla pesca a limone, non mi ricordo che cos'era, poi Limone, racconteremo. E tutte quelle cose lì, quelle cose mi mancano, ecco, moltissimo. ci Vogliamo credo. spiegare l'episodio del tè, o sennò la gente non capisce? Dai, spiegalo tu perché io mi vergogno un po'. Allora, le prime volte che lui arrivava era giustamente ancora inesperto e io entro in spogliatoio prima di una partita importante a Chieti, credo che eravamo, vero?
No, mi sa fondi forse ancora, In non fondo, mi ricordo. ricordo. Fondi Chieti comunque, sì. Beh, comunque l'ho provato con 1,5 litro di Estatè al limone, si stava bevendo 1,5 litro di Estatè e la sua scusa è quando gli ho detto, ma cosa stai facendo? E lui mi ha detto, no, ho bisogno di zuccheri. Adesso è cambiato, ve lo giuro che è cambiato. Ce l'ho fatta cambiare. Un pochettino sono cambiato. Sì, Io molto, comunque, no? Un pochettino. come ricordi, ovviamente subito prima del tuo ufficiale ritiro abbiamo, vabbè, la partita contro la Russia in casa, poi le lacrime dopo la partita con l'Ungheria perché ce la sono giocati tutto il tempo così. C'erano le lacrime per la partita, un po' le lacrime anche perché un compagno come te ci stava lasciando, ci stava praticamente, era l'ultima partita che facevamo insieme. Però tu cosa hai pensato? Cosa hai provato dentro di te in quell'ultimo periodo, in quegli ultimi mesi, in quelle ultime forse due partite? Cosa c'è dentro di te? Che emozioni? Guarda, ti rispondo facendoti un'altra domanda, solo che non si fa. Hai presente le emozioni che hai avuto tu la prima partita da capitano? Sì. Ecco, io so cosa hai provato. Ti assicuro che proverai il triplo di emozioni l'ultima partita da capitano, quando dovrai lasciare. È stata una cosa, non so come spiegarti, perché poi dopo c'era un po' di tutto. C'erano dei miei compagni storici che hanno passato con me tantissimo tempo e c'erano i ragazzi giovanissimi tipo Savini, Bronzo che mi avevano abbracciato. Quindi diciamo che mentalmente riesci a ripercorrere in un attimo. Poi quando l'arbitro fischia alla fine ti rendi conto, anche l'ultimo allenamento prima della partita, ho capito tante cose. È veramente un'emozione. Io non so, 156 credo, 156 presenze. E anch'io mi ricordo la prima. Anzi, l'altro giorno, facendo un po' di pulizia a casa, ho ritrovato la mia prima maglietta da nazionale e ti emozioni sempre Ti scende perché la sono la. lacrima quasi. Ti Come? scende la lacrima quasi quando ritrovi Sì, una qua, cosa sì, no? Ripercorri tutta la tua. Cioè, considera che a me mi hanno obbligato a giocare con la mano perché un professore delle medie mi ha obbligato a giocare con la mano, io non sapevo manco cosa fosse e poi è diventata la mia vita. No? Adesso non posso, cioè, vado a letto la sera, l'ultima cosa che penso. C'è mia moglie qui oggi, il suo compleanno, gli faccio gli auguri, però l'ultima cosa che penso è la palamano, non è né mia moglie né i miei figli. Purtroppo è così, io dico sempre che la palamano è una malattia e non possiamo stare senza. Una volta che ti ammali di questa malattia bellissima, non puoi più farne a meno. Tornando alla domanda che mi hai fatto, sì, un'emozione veramente fantastica. Poi è la fortuna che in nazionale c'è sempre stato veramente un bellissimo gruppo, anche con i naturalizzati, che molti magari non riescono a capire che loro sono sempre entrati al 100% nel gruppo. Chi sta in quel gruppo lo sa, tu lo sai, sei adesso il capitano. Sì. Spero di essere riuscito a trasmettervi quello che io ho sempre voluto che fosse la nazionale, cioè un gruppo di amici che si ritrova, va in campo per una bandiera e. Finché ci sono stato io è sempre stato bellissimo e sono convinto che sarà così. Ho visto anche a Benevento le emozioni sulla vostra faccia, la disperazione quando è andata male, la gioia quando va bene. Quindi è così, la nazionale è il sogno di tutti. Sì, poi devo dire che io avevo paura all'inizio, ovviamente, entri in un gruppo nuovo. Io avevo 18 anni le prime volte, tutto entri, trovi giocatori come te, Demis, Mario, Dejan. Cioè, non è proprio facile entrare in un gruppo Michele, cioè, un gran gruppo. Anche Comunque, a iniziare a seguire perché la è scarso. pallamano e anche lo scarso, e prendevo belle Sì, batoste ogni allenamento. Mi ricordo ancora un allenamento dove non riuscivo a fare un gol neanche a morire, e Tintoki, cioè, faceva lo show, faceva pur di prendermi in giro. Quindi. Ovviamente, però c'è sempre stato comunque un gruppo che comunque era sempre coeso, non è che i grandi proprio non parlavano neanche i giovani, non è mai stato così e anche adesso non è assolutamente così, anzi chi viene per la prima volta come Alan Pereira per esempio, che è un altro, come dicevi tu, un altro nuovo innesto, naturalizzato. naturalizzato, esatto, anche lui subito si è ambientato, subito si trova da Dio come Mate, come tanti altri. Quindi sì, il gruppo che abbiamo in nazionale, veramente è qualcosa di inspiegabile, insomma, non dappertutto è così, secondo me, ecco. Sì, io penso che sia una forza, no? Deve essere una forza di quel gruppo, perché noi non siamo, tra virgolette, professionisti. C'è chi lavora, c'è chi studia, c'è chi ha mille altri impegni. Uno quando va in nazionale deve essere perché si trova bene, perché sta bene, perché ama la pallamano, cioè non è che andiamo in nazionale per altre cose, andiamo in nazionale perché amiamo questo sport. Quindi dobbiamo trovarci bene.
e spero che sia così. Aspetta un attimo che riaccendo la luce perché vedo troppo buio. Ok. Un'altra domanda che devo farti perché comunque sei, penso, uno degli ultimi che ha subito, si è ritirato come giocatore e ha iniziato subito come allenatore. Ovviamente il sabato quando arrivi alle partite da giocatore non penso che sia la stessa cosa quando arrivi come allenatore. Qual è la più grande differenza che hai trovato in questo nuovo mondo? Ma cambia tutto, no? Cambia dalla preparazione, dal cibo, cioè nel senso io mi ricordo quando ero giocatore mangiavo sempre le stesse cose perché avevo la mia tabella mentale, ma non perché mangiavo quello, ma perché secondo la mia idea mi Portava portava fortuna. bene. Eh sì, esatto, ognuno ha le sue cose, quindi mangiavo sempre quello, poi facevo una mezz'oretta di riposino sul divano, magari mi guardavo la partita di calcio per non pensare alla partita e poi andavo al campo con la musica in macchina, cantavi in macchina, non lo so, stavi tranquillo, poi arrivavi alla partita, due chiacchiere in spogliatoio e l'arbitro, quando fischiava l'arbitro, si iniziava a pensare veramente alla partita. Invece l'allenatore è tutto diverso, no? Perché l'allenatore, io credo che dal lunedì al venerdì, deve fare tanto nell'allenamento. Poi il sabato sono i giocatori che devono aver capito, cioè l'allenatore può sistemare qualcosina, può fare un cambio, può chiamare il timeout, deve essere bravo in quello. Però io penso più adesso alla pallamano che prima. Prima io ci pensavo quelle 2 ore, 3 ore di allenamento al giorno e pensavo alla pallamano. Adesso per assurdo penso alla pallamano tutto l'altro resto della giornata. Nell'allenamento ho già quello che devo Già fatto fare. quello che fare, Eh esatto. sì, esatto, e lo faccio. E quindi, tra virgolette, stacco. Cioè, nel senso, penso ai ragazzi, vedo un po' quello che fanno, come si muovono, cosa sbagliano, cerco di correggerli. E invece uno pensa alla pallamano a casa, perché devi cosa non va, cosa non va, cosa voglio fare, cosa penso che l'avversario farà e tutte quelle cose lì. Quindi cambia Immagino tantissimo, anche cambia tanto. trovare nuovi schemi per mettere in difficoltà le squadre, analizzare le squadre con cui giocherai poi sabato e tutto, sarà Sì, sicuramente un sì. lavoro diverso. È un po' difficile allenando in A2, perché non, diciamo, anche trovare il video delle altre partite non è facile come può essere facile in Francia o a livello europeo che si trovano video. Diciamo che si trova un po' meno. E anche allenare bisogna vedere la squadra che si ha a disposizione, perché ad esempio io non posso far tirare, non so, il mio terzino destro che non è mancino da 15 metri come se avessi scatter. Devo per forza trovare uno schema che mi può che devo usufruire in base agli elementi con la mia squadra. La stessa cosa, devo vedere le altre squadre. No, non è facile, perché cambia tanto da un livello nazionale, anche la 1 oppure una 2. Anche se, devo dire la verità, pensavo il livello fosse più basso, perché avendo sempre giocato in A1 non avevo idea di quello che mi aspettava durante l'anno. Pensavo peggio, invece ho visto che ci sono veramente tantissimi giovani interessanti, allenatori preparati. Peccato che il girone C, quello che abbiamo fatto noi con Noci, è un girone con solo 8 squadre e quindi, diciamo, tra virgolette, un po' noioso, no? Perché con 8 squadre non è semplice. Però se si riuscisse magari l'anno prossimo, approfittando, tra virgolette, di questa cosa che è successa, di questo caos generato, se si riuscisse a fare una 2 a 2 gironi un po' più competitiva con un numero maggiore di squadre, penso che sarebbe veramente bellissimo. Cioè, almeno io mi sono divertito tantissimo. E sempre parlando di questo, ovviamente, qual è il tuo un sogno da realizzare, un obiettivo che vorresti realizzare come allenatore? Dove vorresti arrivare? Un sogno, in poche parole. Beh, diciamo che sono principalmente due, uno a breve termine e uno a lungo termine. Quello a breve termine è di raggiungere il prima possibile la massima serie italiana, no? Perché ovviamente mi piacerebbe allenare una squadra, magari anche lo stesso Noci, non so se l'anno prossimo rimango a Noci, perché io ho finito il contratto, devo vedere un po', devo parlare col presidente. Magari salire direttamente con Noci in Serie A1, perché vorrei misurarmi con il massimo campionato italiano, sarebbe bellissimo. Questo è il primo sogno. E il secondo, ovviamente, è quello un po' più in grande, è quello magari chissà un giorno di riuscire a vincere lo scudetto e magari riuscire a fare anche qualcosa in più. Cioè, come la stessa cosa di quando inizi a giocare da bambino con la mano, no? Il primo sogno che cos'è? Non è, cioè, il primo sogno, se uno sogna, è sogno in grande, quindi Sì.
Da ragazzino il mio sogno era quello di andare a giocare nel campionato spagnolo, ce l'ho fatta, e da allenatore è uguale, quello magari di vincere uno scudetto con Serie A e poi riuscire magari, che ne so, a fare qualche esperienza anche, perché no, in nazionale oppure andare all'estero, il sogno che un po' hanno tutti gli allenatori, diciamo, credo. Mi hai anticipato anche un'altra domanda, perché poi volevo ripercorrere un po' rimpercorrere un po' la carriera come giocatore e tutto, ma nella tua carriera ci sei stato anche un anno, mi sembra, a Cuenca, in Sì. Spagna, e una delle mie domande era, non avresti voluto giocare un po' più tempo fuori, forse in un'altra nazione, non so, cercare di, non so come dire, di lottare per la Champions League, per andare in una squadra che potesse giocare in Champions League o cose, perché io una cosa che ho sempre detto anche a Michele e tutto è come mai Maio non è mai stato così tanto tempo fuori più tempo fuori dall'Italia, perché secondo me come pivot, come io ho giocato contro pivot in seconda divisione o in prima divisione francese o anche in Italia, cioè, Sì, ho capito. per meritare. Però ho sempre buttato un signor pivot, no? Quindi quello che mi sono sempre chiesto io, che chiedevo a Michele così, e Michele mi rispondeva perché in Italia prima forse era messo meglio finanziariamente la situazione e tutto, però questa domanda te volevo fare a te, ecco, perché? Allora, innanzitutto ti ringrazio perché mi hai fatto un complimento nella domanda che mi hai fatto. E poi devo dire che sì, principalmente diciamo che Michele ha ragione, perché prima il livello economico in Italia era un po' più era, cioè, alto, quindi ti facevano delle proposte economiche in Italia che era, diciamo, tra virgolette, stupido andare magari fuori dove nessuno ti conosceva, perché non è come adesso che l'italiano inizia a essere visto diversamente. Prima era difficile anche avere proposte. Io devo dire la verità che ne ho avute parecchie perché mi hanno chiamato dalla seconda Bundesliga, mi hanno chiamato ad andare in Grecia, mi hanno chiamato dalla Spagna, due squadre diverse, però non mi conveniva mai dal punto di vista economico e devo dire, a parte quello, oltre anche il livello del campionato era molto alto perché cioè io ho giocato con gente veramente forte in Italia, che poi dopo è diventata, ad esempio, io mi ricordo avevo 18 anni e a Rubiera con me giocava da Tucasvili, il georgiano, che 2 o 3 anni dopo poi è diventato capocannoniere in Bundesliga, quindi stiamo parlando che il livello non era male. Poi è successo che il nostro allenatore della nazionale è diventato Zupo. Zupo in Spagna conosce veramente tutti, conosce tutta la Spagna, lo conoscono tutti, tutti lo ammirano, è famoso. Lui mi ha spinto ad andare fuori a fare questa esperienza, però diciamo che mi ha convinto perché l'offerta economica, come cioè, tu lo sai, se uno fa il professionista deve per forza di cosa guardare quello. È brutto da dire, ma è così. Magari è più facile andare fuori quando si è giovani perché un giovane in Italia guadagna poco e quindi più o meno l'offerta che riceverà dall'estero è uguale, quindi a quel punto conviene andare fuori. Ma io la prima volta che sono andato fuori avevo 27 anni in Spagna e quindi uno a 27 anni deve per forza guardare anche un po' il lato economico. Poi sono rimasto solo un anno in Spagna perché dopo quell'anno onestamente mi sono reso conto di aver forse raggiunto il massimo di quello che potevo ottenere, perché poi uno si rende anche conto, no? Io mi sono reso conto che potevo tranquillamente giocare in una metà classifica spagnola, ma non avrei potuto fare di più, perché poi quando vai a giocare contro Barcellona, all'epoca c'era ancora Ciudad Real che quell'anno vinse lo scudetto, ti rendi conto che di più non puoi fare, no? Non so perché, cioè almeno io l'ho vista così. Non avendo mai vinto scudetti e Coppa Italia in Italia, no, la Coppa Italia avevo vinto a Rubiera, ma non da protagonista perché a Secchia, perché ero giovane. Ho ricevuto un'offerta per tornare a Conversano e sono tornato indietro perché avevo voglia di vincere uno scudetto nel mio paese. Ed era destino, perché poi dopo a Conversano ho conosciuto mia moglie, mi sono fermato qui, ho avuto 2 bimbi, quindi è destino, ognuno di noi ha un destino. No, infatti, poi qualsiasi scelta ti porta poi in un proseguo e tu non potresti mai sapere come sarebbe andato in un'altra maniera. Sì, poi in Spagna c'era anche un po' di crisi in quegli anni, c'era un po' di crisi economica e quindi ho preso questa strada qui, sono andato indietro, mi sono tolto, sono riuscito ad aprire il cassetto e
e a realizzare il mio sogno, perché come ti ho detto prima, il mio sogno era quello di giocare a Nasobal. È stata un'esperienza fantastica dal punto di vista sportivo, è stata una cosa bellissima. Poi Cuenca è veramente una società fantastica. Io mi sono trovato benissimo col pubblico, col palazzetto, con i ragazzi. È stato un anno bellissimo perché avevamo l'obiettivo salvezza e praticamente a metà anno eravamo già salvi tranquillamente, avevamo fatto il miglior risultato della società. Quindi è stato veramente un anno perfetto, bellissimo. Io non sempre ti devo parlare bene perché tramite te, tramite Grosas che giocava con te, che adesso è un ragazzo che gioca, un ragazzo, ormai un signore che gioca con me, È diventato e poi Pablo grande. e Martin Doldan che giocano lì, e ne ho sempre sentito parlare davvero bene di Cuenca. Poi sei tornato in Italia e hai iniziato a vincere praticamente tutto quello che si poteva vincere in Italia, in poche parole. Sì. Poi sono tornato a Conversano, da lì praticamente ho iniziato a vincere ogni anno, più o meno. Ogni anno qualcosina ho sempre vinto, perché a Conversano abbiamo fatto la doppietta, abbiamo vinto Scudetto e Coppa Italia. Poi dopo Conversano sono andato a Bolzano 2 anni e anche lì abbiamo vinto tutti e due gli anni, sia Coppa Italia che Scudetto per 2 volte. Poi dopo Bolzano sono andato a Fasano, dove sono stato 5 anni e abbiamo vinto 3 Coppa Italia e 3 Scudetti. Però c'è stato un anno che abbiamo vinto tutte e due, un anno che abbiamo vinto solo Scudetto, un anno che abbiamo vinto solo la Coppa. E niente, è stato così, c'è cioè il destino, come dicevamo prima, era quello, abbiamo iniziato a vincere tutto. Sono contento perché nello sport vincere una volta può anche capitare. Invece quando riesci a vincere più volte vuol dire che hai fatto qualcosa di veramente bello, no? E in Sì. più, se devo dire la verità, ancora la cosa ancora più bella è stata vincere sia Bolzano sia Fasano per la prima volta, perché erano due società che non avevano mai vinto Scudetto e Coppa Italia. E in queste due società siamo riusciti a vincere per la prima volta, grazie agli allenatori, ai compagni, allo staff, alla società, ed è stato fantastico perché capisci bene che quando vinci lo scudetto 6 volte, magari è diverso da quando lo vinci la prima volta, è un'emozione indescrivibile. Infatti, non mi scorderò mai la festa scudetto a Fasano, il primo anno è stato qualcosa da Sembra fuori di testa. strano Cioè, è incredibile. sentire dire Bolzano e Fasano che non avevano mai vinto uno scudetto, che invece adesso sono, ok, forse quest'anno Fasano no, però sono sempre state lì protagoniste, ormai negli ultimi anni sono sempre loro le protagoniste insieme a Conversano, poi così. Eh sì. E il titolo che senti, che ti ricordi il più bello che hai vinto, quello che senti proprio più tuo? Ma guarda, forse non voglio fare torto a nessuno, ma forse il primo titolo a Fasano è stato ancora più bello del mio primo titolo a Conversano, perché il mio primo scudetto l'ho vinto a Conversano. Però, come dicevo prima, il Conversano, tra virgolette, era quasi abituato, no? Perché loro venivano dalla Papillon, dove c'erano giocatori esagerati, c'era Vori, c'era Lino Cervar, avevano anche vinto prima tanto e bene. E quindi diciamo che sì, c'è stata la festa, tutto è stato bello, vincere è sempre bellissimo, ma Fasano il primo anno era un paese in festa per un mese forse, cioè, quando passavi con la macchina ti fermavano in mezzo alla strada, che io non ci credevo nemmeno, perché diciamo, ma che sta succedendo qua? Hanno fermato me e i bambini iniziavano a giocare in mezzo alla strada. Ti dico che mi hanno raccontato che mentre noi tornavamo in pullman da Bolzano, perché abbiamo vinto in trasferta con lo scudetto, hanno fermato la messa per annunciare durante la messa che noi avevamo vinto lo scudetto. Quindi, cioè, ti lascio immaginare cosa è successo in quei giorni. Poi certe cose possono succedono solo per il cuore che hanno le persone del sud, perché come tu sei anche napoletano di origini, o se no, non mi Sì, ricordo sì, se sei sì, nato a sì, 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 Napoli, di Nacolò. Io pure provincia di. originario di Napoli, sappiamo come sono le persone del sud, e so che ho sentito Fasano come sente la pallamano, Conversano anche, quindi Ma immagino guarda, solo che la ci possa differenza essere. secondo me non è tanto il cuore, perché anche Bolzano è stato bellissimo. Io sono stato 2 anni fantastici anche là e la dirigenza mi sono trovato benissimo con tutti quanti. Forse la differenza principale è che a Bolzano la pallamano è seguita da poche persone, no? Perché c'è magari l'hockey, c'è il calcio che è in Serie C, e quindi tu vai in palestra il sabato, ci sono amici, familiari, o non è seguitissima, ma credo che sia normale. Invece a Fasano la pallamano è conosciuta dappertutto, come a cioè, non c'è nessuno, anche le nonne conoscono la pallamano, quindi è stata una festa per il paese, per quello lì, perché tutti conoscono la pallamano, dal più piccolo al più grande.
ed è stata una vittoria per un paesino piccolo che vince uno scudetto, e come tipo anche Bressano quando ha vinto la Coppa Italia. Immagino che sia stata una festa incredibile per un paesino piccolissimo dove tutti conoscono la pallamano, però ovviamente la festa è più grande, più bella, tutto lì. Credo che sia solo quella la differenza, non per il fatto del nord, del sud, quello non credo, perché anche a Bolzano abbiamo festeggiato parecchio, con la birra, ma abbiamo festeggiato. In modo un po' diverso, diciamo. Sì, in modo diverso. E invece il ricordo più bello che hai in nazionale, e anche quello più brutto, ovviamente. Allora, il più brutto, devo dire, forse quando ero più ragazzino, che giocavo nelle nazionali under, nelle giovanili, all'epoca c'era la Coppa Latina e c'era questo torneo che si faceva con Portogallo, Francia, Spagna e Italia. E tu sai, andavi in nazionale tutto carico, che eri un ragazzino, le prime armi, andavi in nazionale, il più forte della nazione. Anche lì ero capitano, comunque ero uno di quelli che andava sempre e ti sentivi forte, no? Perché tu dicevi: mamma mia, sono il più forte tiro d'Italia. E poi magari andavi a giocare con la Francia e la partita finiva 44 a 18 e tu dici: beh, forse non sono ancora tanto forte. E quindi poi, essendo un ragazzino, capito, 17 anni, non sai cosa pensare, non sai se, che non so, io guardavo, per dirti, Holly e Benji. E sai, c'era il Giappone, la Francia, e uno sogna, no? Dice: vai, sono il capitano della nazionale, sono forte. A scuola dicevo a tutti che andavo in nazionale, e poi arrivavo lì e ci rimanevo malissimo, no? Ci rimanevo malissimo perché ci allenavamo anche bene, il gruppo era anche bravo. Poi arrivavamo lì, vedevamo della roba che non vedevi all'epoca, magari non c'era neanche la televisione come adesso, che ci sono mille partite, tu vedevi, non so, Karabatic in panchina che nemmeno giocava perché era troppo forte per giocare, perché aveva appena fatto 12 gol alla finale Champions League, e lui stava lì, se succedeva qualcosa entrava, oppure vedi dei Ammazza. fenomeni assurdi. E quindi diciamo che forse quelli lì sono i ricordi un po' più brutti, che mi ricordo il ritorno in aereo dove pensavo: ho sbagliato sport, no, chi me lo fa fare? E invece uno dei ricordi più belli, sicuramente, ecco, vedo Patrizio Pacifico che scrive che ricordi, perché anche lui faceva parte di quel gruppo, quindi anche lui capisce cosa voleva dire prendere le batoste. E i ricordi più belli, senza dubbio, mi viene in mente Dejan, perché mi ha fatto. Io ve l'avevo detto anche nello spogliatoio, no? Vi avevo detto di non sottovalutare quel traguardo, perché nella mia carriera è successo solo 2 volte. Una volta ero giovanissimo e c'era Massotti che allenava e ci siamo qualificati, abbiamo fatto i playoff contro l'Islanda e penso che erano le mie prime volte che andavo in nazionale. E poi l'ultima volta che siamo riusciti a qualificarci è stato con il Lussemburgo, con Dejan, che Mi ha fatto quel fortunatamente, miracolo in poche parole. sì, fortunatamente ha tirato fuori quel tiro all'ultimo secondo in una situazione veramente difficile, perché ci eravamo allenati poco, non bene. Venivamo dalle feste di Natale, quindi è stato veramente bello. Poi abbiamo fatto una festa fantastica per noi stessi, no? Per noi giocatori, perché ogni tanto hai anche bisogno di qualche gioia, di vedere che il tuo lavoro, che i tuoi sacrifici in qualche modo vengono ripagati, e anche se poi magari non riesci a raggiungere altri passi, spero che riuscirai tu, con la nuova nazionale, un nuovo gruppo, ad andare, poi magari mi dai i biglietti gratis. Bello. Beh, i biglietti No, gratis. questo poco ma sicuro. Grazie, grazie. E niente, quindi quella volta lì di quel tiro di Dejan, la gioia immensa, quel gruppo, forse quello è il ricordo più bello. Ovviamente anche la prima volta che ho sentito l'inno, la prima volta da capitano, tante cose, anche l'ultimo allenamento insieme, tante cose, però se devo dire una cosa, forse quello. E non ti mancano le partite a calcetto nel riscaldamento dove puoi vincere per forza, perché non tutti lo sanno magari, ma io Tanto proprio vince. tra te e Vito Fuori non so chi era peggio così, quindi ed è, mi Ma sa tanto anche perché vincevo sempre io, pare, vincevo sempre io, quindi quelle adesso non non ti so. mancano proprio Sì, tanto. come no, come no. Mi manca prendere in giro Alessio, mi manca tanto, sì, mi manca, però ero consapevole che prima o poi avrei dovuto lasciare. Spero magari, ecco, un giorno di poter tornare nel gruppo con voi sotto altre vesti per darvi una mano in qualsiasi modo possibile, o se giocate qui vicino, hai visto anche Benevento. Sì. Cercherò di venire sempre a vedere come state, anche per trovarvi, la passione è immensa.
Invece io nella mia intervista che avevo fatto con Matteo ho dovuto raccontare come ero diventato capitano. Tu invece come lo sei diventato? È un po' diverso da te, perché quando io sono diventato capitano erano tutti della mia età, no? Non c'era nessuno, perché prima di me c'era Fonti, poi si sono alternati Fusina, Tarafino, e poi dopo, quando sono io sono diventato capitano a 28 anni. E quindi mi ricordo che era Chionchio allenatore, lui mi ha detto si doveva decidere il capitano, lui ha detto il capitano lo farà Maio e non so neanche se me lo aspettavo, non aspettavo, forse anche perché mi sa che non so se ero quello con più presenza ancora o ero uno di quelli che andava spesso, non lo so perché. Comunque ovviamente ho accettato la fascia di buon grado perché come sai è un onore immenso. Comunque sei capitano di una nazionale del tuo paese ed è bellissimo. E poi dopo sono sempre stato io, sono sempre stato chiamato nazionale, poi le varie volte che non sono andato, anche poteva essere capitano anche Scattar oppure Vito Fovio, ma anche Demis, perché alla fine siamo tutti uguali, non cambia niente. Non dovresti chiedere all'allenatore questa domanda perché ha scelto me, non dovresti chiederla a me. Io mi ricordo che in Finlandia, quando non c'eri tu, e Demis era capitano, era stato uno degli stage più belli, sinceramente. Perfetto, perfetto. Forse devi essere un po' diverso da me come capitano, non lo so. Non vuol dire che non ero cattivo, dai, mica non ero mica cattivo. No, non perché fossi, però diciamo che Demis aveva quel non so che ti faceva ridere anche solo con uno sguardo, quindi era stranissimo. Quindi tu come ti sentiresti un giorno, se un giorno arriverai ad allenare la nazionale, te lo spero e tutto, allenare per esempio me, Moretti, gente che alla fine hai visto crescere, perché quando siamo arrivati noi in nazionale eravamo ragazzini, eravamo sbarbatelli e tu eri già grande Vecchio, tutto. vecchio, vecchio, dai, dimmi. E non so, che sentimenti potresti provare, te lo sei mai chiesto anche? Sì, me lo sono chiesto. Io penso, beh, sicuramente voi siete adesso siete atleti evoluti, no? Siete il top, dell'Italia e non dell'Italia, perché tu sei stato nominato anche tra i migliori pivot, tra i migliori giocatori, è il tuo primo anno in Star League, quindi forse sono io che dovrei intervistare te, perché quando Matteo mi ha detto questa cosa qui, io gli ho risposto così, no? Perché cioè, tu mi hai superato alla grande. Ti ho rotto un po', ti ho stressato un po' le prime volte che venivi, perché veramente non riuscivi a mettere il piede sinistro davanti al destro, però poi alla fine ce l'hai fatta e mi hai superato alla grande. Sono orgoglioso di quello che hai fatto. Tornando alla tua domanda, penso che sarebbe bellissimo, no? Sicuramente sarebbe difficile, però quando un allenatore dice una cosa e il giocatore la recepisce immediatamente o cerca cioè io, alla fine l'allenatore deve cercare di far capire la sua idea di pallamano ai giocatori, no? Ovviamente più il giocatore è esperto, più il giocatore sa di cosa stiamo parlando e meno informazioni deve dare l'allenatore. Quindi penso che sarebbe bellissimo. E in più, credo che voi, essendo giocatori intelligenti e professionisti, sareste in grado di capire immediatamente il rapporto che ci può essere fuori e dentro il campo, perché uno può essere tranquillamente amico e giocare alla PlayStation fuori dal campo e berci una birra insieme, ma poi il professionista sa che quando va in campo sa chi è, sa che ruolo ha, sa cosa deve fare credo che sia una cosa a cui non ci sarebbe, cioè almeno da parte mia sarei solo orgoglioso, da parte vostra non lo so. Però saresti costretto però la sera a venire a giocare al Lupus poi. Anche Sì, per forza, quello perché sì. nelle ultime partite si era perso un po' quell'aggressività che c'era prima, diciamo, nelle partite. Sì, spiega che magari la gente non capisce, Ma non perché sa. in nazionale un gioco che sempre facciamo è Lupus. Lupus in In fabula, tavola, in tavola, in fabula, no? bravo. E niente, giocare con Maio, con Vito, soprattutto Vito, perché non stava mai zitto neanche se moriva, ma mai, mai, mai. Era davvero, davvero quella cosa che in più della nazionale, come dicevamo prima, del gruppo e tutto, è quella cosa che boh, anche quella ti faceva star bene, perché la sera, dopo che eri stanco l'allenamento, magari non è andato bene l'allenamento e tutto, sapevi che c'era il gruppo sempre dietro e tutto. Quello è proprio il nostro passatempo preferito in nazionale. E diciamo Adesso tocca a che te. a Maglia quando partirà la vena
erano problemi. Era meglio che lui faceva il narratore, basta. Adesso tocca a te fare il moderatore, capito? Adesso è un po' diverso, però ci adegueremo. Per forza. Volevo farti un'altra domanda. Ah, ecco, me l'ha ricordata Martina perché me l'ho studiata. Scusa, ma non te sei neanche scritto a memoria, sei un No, giornalista me la sono nato. scritta, ma mi sono dimenticato il quadernino sul tavolo e quindi non volevo alzarmi, muovermi tutto durante la diretta. Come cambia? Perché cambierà sicuramente il tenersi in forma da quando sei giocatore a quando sei Brutta allenatore. domanda, brutta domanda. Ero costretto, ero costretto. Allora, devo dire come si vede, sono ingrassato. Non che ero magro prima, perché avevo la pancia anche mentre giocavo, però il pivot un po' di pancia la deve avere. Almeno il pivot antico, il pivot moderno no. Va bene, diciamo così. No, a parte gli scherzi, io mi sono preso veramente un anno di stop totale perché avevo male dappertutto. Cioè, mi fa male il collo, vecchi infortuni, come puoi vedere, guarda, questo è un dito che mi è rimasto incastrato. Perfetto, vedi? Ho le ginocchia che quando devo abbassarmi per prendere il bambino che gattona, sta iniziando a camminare, scricchiolano. Sì, lo sport fa bene, dicono, però poi dopo un po' Dopo a pivot forse fa un po' meno bene. A pivot fa un po' meno bene. E quindi ho preso, diciamo, un anno dopo l'allenamento dell'Ungheria, che è stato l'ultimo allenamento, l'ultima partita. Forse ho fatto due allenamenti a Noci, dove magari la sera, non mi ricordo, mancava un terzino, allora, però a pivot non sono più tornato, non voglio andare, quindi se ho preso la palla per giocare a terzino, per divertirmi un po' da fuori, c'entra quello che non mi hanno mai fatto fare quando potevo giocare. E poi sì, qualche camminata con mia moglie in mezzo alle campagne, prima quando si poteva, che qui a Conversano c'è tanta strada di campagna dove si può andare a respirare un po' d'aria buona con i bambini, con i passeggini, lei un passeggino, io l'altro, e iniziamo a camminare, facciamo un paio di chilometri così. Però adesso onestamente questa quarantena mi ha stressato, non ce la faccio più e quindi non vedo l'ora che finisca e appena finirà. Penso che mi iscriverò in palestra di nuovo, comunque tornerò perché diciamo che l'anno sabbatico è passato e quindi adesso è ora di iniziare a fare qualcosa, di rimetterci magari un po' anche con l'alimentazione e tutto il resto. Non è facile, perché più l'età avanza, più è difficile, però io non è che adesso sto morendo, sono vecchio, posso ancora recuperare, posso ancora fare qualcosa. Sì. Però diciamo che ho avuto veramente bisogno di staccare la spina da tutto per un anno diciamo intero, e adesso appena finisce tutto qui, penso che questa quarantena abbia fatto veramente capire a tutti quanti l'importanza dello sport, l'importanza di fare qualsiasi cosa, nuoto, bicicletta, ovviamente pallamano, perché tutti quelli che ci seguono fanno pallamano. E come stai passando questa quarantena? Mi sto annoiando perché non è facile stare in casa, però non è facile solo cioè è difficile per tutti, non solo per me. Forse per me è un po' più difficile perché abbiamo due bambini piccoli, abbiamo, per il male che c'è mia moglie, quell'angelo che sta ridendo là, che mi aiuta perché io ho poca pazienza, cioè dormiamo poco la notte perché il bambino piange, mi capisci, no? Non so Come se ti tua posso figlia dorme. capire? Ah, mi è appena Adesso. svegliato, quindi immagino. Ecco, adesso invece a me sta ancora dormendo, forse sente la mia voce, sta dormendo. E adesso sta iniziando a gattonare, quindi sai, con due bambini piccoli, l'altro c'ha quasi 4 anni e lui sente un po' la voglia di uscire, mi chiede, io gli spiego, cerco di spiegargli, ma ovviamente non riesce a capire tutto benissimo. Quando usciamo sotto casa per fargli prendere un po' d'aria, lui pesta coi piedi il coronavirus e mi dice che l'ha ucciso e vuole andare sulle giostre. E niente, però poi dopo per il resto sto seguendo i webinar che la federazione ha proposto a tutti gli allenatori su online e devo dire che è veramente una bella iniziativa. Poi sto cercando di tenermi aggiornato, sai, un po' guardando le partite, anche quelle vecchie che magari non hai avuto tempo di vedere, o le stesse partite della mia squadra che quest'anno dove possiamo migliorare, sai. E poi non ti nascondo che sto iniziando a progettare, a mettere giù già per l'anno prossimo, no? Perché non vedo l'ora di ripartire. Io spero esatto, cioè io quest'anno l'ho dato per perso, no? Cioè nel senso non mi interessa se si farà la Final Four per vederla, non mi interessa. A me quello che mi interessa più di tutto è poter ripartire ad agosto prossimo
con zero preoccupazioni, con la speranza che tutto vada bene e che ci possiamo tornare a fare tutto quello che facevamo prima. Ecco, questa è la mia speranza. E come dicevi tu prima, che anche mentre i giocatori allenavi anche il giovanile e tutto, ci scrivono quanto sono importanti secondo te le giovanili per una Tantissimo, squadra. tantissimo, tantissimo, soprattutto io credo che soprattutto le squadre che hanno un budget un po' più alto, non so, tipo le squadre che hanno vinto ultimamente, parlo del livello italiano, ma basta vedere anche all'estero, no? Abbiamo tipo mi viene in mente Montpellier, l'Accademia Giovanile che va fuori e prende tutti i giocatori, è una cosa importantissima perché in Italia nessuno si può permettere di prendere tutti i giocatori da fuori, ci vogliono sempre giocatori di casa. Ad esempio a Fasano il gruppo che ha vinto tutto è perché c'era Messina, i due De Santis, lo stesso Fovio è di Fasano, ora sicuramente mi scordo, diciamo Rubino tra virgolette è cresciuto a Fasano perché lui era giovanissimo quando è andato e in più poi dopo eravamo due, tre, quattro da fuori e siamo riusciti. La stessa cosa a Bolzano, c'era Rebner, Waldner, Widman, tutti gente di casa che ci ha dato una grossa mano perché poi dopo alla fine sono loro di casa che ti fanno capire le usanze del posto, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, i tifosi, la società, e da dove li tiri fuori? Li tiri fuori dai giovanili, li tiri fuori dall'impegno che ci metti nelle giovanili. Non è facile perché all'inizio, io quando allenavo i ragazzini, magari tu torni da uno stage della nazionale dove hai fatto pallamano a livello altissimo e devi andare dal bambino e dirgli stop, arresto, destro, sinistro, sinistro, salta, alza il gomito, Non non è è facile, però facile alla per fine niente. sì, è noioso, no? Perché tu magari vuoi, che ne so, fare altro, devi fare, però poi dopo devo anche ammettere, io ho avuto la fortuna di allenare un gruppo a Fasano, dove quest'anno ho visto, ero andato al palazzetto a Fasano a vedere una partita perché con noi non giocavo, ero libero. E questo ragazzo che io allenavo da ragazzino ha fatto l'esordio in Serie A. Pari, è stata Si un'emozione, sentiva orgoglioso davvero. sì, tantissimo, tantissimo. Perché alla fine credo che molto di quello che lui ha imparato, tra l'altro, è anche pivot. Gli ho dato una grande mano, no? Poi sicuramente poi dopo lui ha talento e ha imparato da tantissimi altri allenatori dopo di me, però ti senti bene, è una sensazione fantastica. Il padre a fine partita mi ha anche ringraziato ed è bellissimo, ed è bellissimo. Però non è facile perché i ragazzini hanno la PlayStation, hanno la fidanzatina, hanno tante distrazioni. Però se riesci a fargli innamorare della pallamano, non la lasciano più. Ah no, questo è poco, ma Dobbiamo essere sicuro. bravi in quello, dobbiamo essere bravi in quello, a far innamorare i bambini della Palamà. Ma sinceramente, tu come allenatore hai un occhio un po' più. Tieni più attenzione, cioè, e fai molto più attenzione al pivot o tratti tutti uguali, sinceramente? Diciamo che il pivot nella mia squadra soffre un po' di più. Soffre un po' di più perché lo sai come sono, no? Cioè, se magari un'ala sbaglia un tiro, io no, sbaglia un passo, sbaglia un salto, non so, io lo correggo, riesco a correggerlo, ma è diverso. Un pivot, anche tu, quando mi ricordo le prime volte che eri in nazionale, non sapevi che cos'era l'uso dei piedi, non sapevi dove mettere il piede, dove saltare, come saltare, quale piede alzare. E a me mi fa rabbia perché uno col tuo talento, con le tue qualità non può non sapere queste cose qui, ma mi rendo conto che non tutti gli allenatori sanno queste cose, ma non perché io sono più bravo degli altri, ma perché magari a me ha avuto la fortuna che qualcuno me l'ha insegnato e quindi l'ho imparato. E adesso l'hai imparato anche tu e puoi dire che serve, perché se uno prende la palla e poi inciampa Assolutamente. coi piedi, sono cose fondamentali che se uno si allena può guadagnare centimetri che poi ti aiutano a fare gol e quindi il pivot nella mia squadra, infatti quest'anno il pivot che avevo io l'ho ucciso, però penso che Posso se solo vai da lui, immaginare, guarda. ecco, bravo. Però penso che magari se questa domanda la fai lui non può che essere felice perché io cerco di correggerlo in tutto e devo dire che magari anche molti schemi, forse troppi, finiscono sul pivot perché Ma Maglio lo ovviamente fai a noci oppure no? non ho capito. Il gioco Maglio lo fai a noci oppure No, 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 ancora no? perché non è facile, se devo. Non svegliamo niente allora Non nessuno svegliamo. avversario. Sì, ma il nome Maglio non gliel'ho dato io, però. Che poi a me Eh?
Il nome Maio non gliel'ho dato io a quella combinazione. E quella è una cosa che io facevo con Dean e funzionava Ah, sempre. Bolzano, giusto. Sì, a Bolzano, in nazionale mi sa che le prime volte l'abbiamo fatto. La prima volta l'abbiamo fatto in nazionale, che tra l'altro è stato lui che mi ha detto di farlo, è stato Dean. E poi funzionava spesso, dopo ci facevamo così, cioè lui mi faceva così, io capivo che dovevamo fare quello e nelle situazioni di emergenza lo facevamo sotto passivo. L'abbiamo fatto anche con l'Ungheria a Padova, sotto un passivo, ho preso un rigore che abbiamo fatto quello sotto passivo. Però Ho non visto svegliamo di più. come promesso, ho mantenuto il nome in nazionale comunque Eh Maglio, sempre si chiamerà per sì. sempre Maglio. Va bene, va bene. Anche perché pari con la R che ti ritrovi è meglio che non lo dici ad alta No, ma voce. tranquillo che mi sono creato anch'io il gioco pari, non ti Ah, c'è preoccupare. anche qua. Ah, va No, bene, va non bene. posso svelarlo, in Ok, privato. va bene, va bene. Poi me lo mandi. Niente, dalla regia mi dicono che siamo andati anche per le lunghe, quindi Perfetto. salutiamo tutti. Mi raccomando, state a casa e spero che vi siate divertiti. Grazie Maia per la collaborazione. Figurati, grazie a Soltanto te, grazie rimanete a Talenti, mi ha casa. messo davvero in difficoltà che non ti trovavo, però vabbè, va niente. Scusa, quanto sono passato? Un minuto, quindi tranquillo. Ci aggiorniamo. Niente, Ciao, Bari, un aggiorniamoci. abbraccio. Ciao a tutti, Ciao, ciao. ciao a tutti ragazzi, ciao, state a casa, mi raccomando.